Ti supplica ai piedi di loto di Sri Chaitanya Maprabu, mio caro signore Sri Goranga Maprabu, ti prego, sii misericordioso con me, perché chi altri può essere più misericordioso se non tu in questo mondo materiale? Infatti, tu sei disceso proprio per aiutare tutte le anime cadute e condizionate, e ti assicuro che non troverai un'anima più caduta e condizionata di me. Mio caro Signore Nityananda Prabhu, tu che sei sempre immerso nella felicità del puro amore per Dio, ti prego, posi il tuo sguardo misericordioso su di me, poiché io sono il più infelice. Caro marito di Sita Thakurani, addveta Gosai, si misericordioso con me, poiché solo grazie alla tua misericordia io potrò tenere i piedi di loto di Sri Chaitanya e di Sri Nityananda. Meikari Svarupa Damodara, Sanatana Gosvami, Rupa Gosvami, ragunata Das Gosvami, Gopala Bhatta Gosvami, Raghunata Bhatta Gosvami, Jiva Gosvami, E Lokanata Prabhu, vi prego, siate tutti misericordiosi con me. Si, misericordioso con me, Sri Sri Srinivasa Acharya Prabhu. Questo Narottama. Supplica per avere costantemente l'associazione di Sri Ramachandra Kaviraja. Ajnana ti miranda salakaya, taxorum militam genata Sri Gurave nama, gura ve gora chandraya, radikaya tadalaya, Krishnaya Krishna Bhaktaya Tat Bhaktaya nama, namamava danyaya Krishna prema pradayate. कृष्णाया कृष्ण चैतान्य नाम ने गोर द्विज नम हे कृष्ण करुण सिंधु दीन गोपेश गोपिका कांत रद कांत नमोस्तुते तप्त गोरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानु सुते देवी प्रणामामि हरि प्रिय भजामे रदाम अरविंदा स्मरामि रदम् मधुरास्मि तस्यम् वदामि रदं करुणाभरद्रम् ततो मम न्यस्ति गतिर्ना कपि उरादे रादे राक्षमम् अरिप्रिये पाइमम् श्रीकृष्णा पियारि राक्षमम् पाहे मम् ॐ नमो भगवते वासुदेवया ॐ नमो भगवते वासुदेवया ॐ नमो भगवते वासुदेवया जय जाय श्रीचैतन्यजाय नित्यनन्द जायद्वितचन्द्र जय घोरभक्तवृन्द जय जय जाय श्रीचैतन्यजाय नित्यनन्द Jaya Dveta Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dveta Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda Jaya Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna Benvenuti, benvenuti dopo qualche giorno di pausa dovuta alla visita del nostro maestro spirituale riprendiamo la relazione è la base della vita spirituale della realizzazione spirituale perché è lo scopo no? lo scopo è proprio la relazione perché nella relazione cioè la relazione si basa sullo scambio d'amore anche se può sembrare proprio anacronistico questo in questo mondo, ma è l'essenza. Perché in realtà anche, anche in questo mondo si cerca quello. Purtroppo lo si cerca in un modo sbagliato, identificandosi, eh? mettendosi al centro. E questo crea il problema. Ma per fortuna abbiamo la società Neceritamrita con Sicilia e Tania che vediamo che lui mette al centro proprio questa relazione, questo scambio, che ci permetterà, se noi riusciamo a portarlo a, 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 al successo fra di noi, dopo ci porterà alla relazione divina. Eh? Non si può sperare di, di, di sviluppare una relazione divina se non si riesce a relazionare con le persone che si avvicinano e quindi questa è proprio la scuola e Chaitanya ce lo fa vedere qui, nelle, con, nelle sue relazioni con i suoi devoti, eh? nonostante che lui sia, se si radha Krishna, personificati, proprio per mostrare questo amore, vediamo come si offre agli altri e questo è proprio l'insegnamento principale del, del guru, il guru non è principalmente un insegnante, ma è colui che mostra la perfezione di questa relazione. Allora noi ci incoraggiamo. Eh? Questo è, è, la, è la spiegazione di eh, Ramachandra Sangamage Narottamodas. Eh? In realtà io a volte cantando questa canzone vedo che tutte le strofe iniziali sono finalizzate a questo ultimo principio. Perché se c'è questo ultimo, tutto il resto è realizzato. Se non c'è questo, il resto è solo un ideale. Noi, po noi possiamo sapere tante cose, possiamo riuscire a fare tante cose, ma se non c'è primariamente questo nel nostro cuore, vale a dire una, la relazione d'amore, il, il modo in cui proprio scambiare, tutto il resto è qualcosa incompleto, mentre se, se c'è questa completezza anche il resto diventa completo. Quindi riassorbiamoci nella Cetania Ceritamrita Alila, capitolo diciottesimo cetania ma probu visita vrindavana Allora, se ben ricordo, qui sta andando verso Acrura, Acrura Tirta. Vedendo una grande folla riunita, matura, Sigetania Mapravu partì per Acrura Tirta e rimase là in un luogo appartato. E lui poi dopo tutto il periodo lo passerà spesso in questo luogo a cantare il Santo Nome, sotto l'albero di Tamarindo. Il giorno dopo, Si Cetania Mapprabhu andò a Vrindavana e si bagnò nel lago Kalia e Prascandana. Il lago Kalia era dove eh, Krishna aveva più che sconfitto, aveva riportato la ragione Kalia. In realtà lo scopo della nostra esistenza adesso è riprendere la ragione, nel, nel senso, nella, nella posizione originale e non la ragione razionale di questo mondo. Proprio perché eh, compiamo questo errore di base, che è puntare tutto su di noi e non sulla relazione d'amore. La relazione d'amore non ha mai l'individuo. È il, è il antropomorfismo centrale eh, vi ricordate quella immagine di leonardo che è famosissima no? con l'uomo con le braccia aperte che, che copre tutto il globo quello lì è il antropomorfismo antros significa uomo in, in greco no quindi l'uomo al centro ma non è così e, e, e lì c'è un uomo solo no questo non è un giudizio su Leonardo da Vinci, che è una grande personalità, ma è, è un'interpretazione che non è giusta. L'uomo non è il centro, ma la relazione dell'uomo con Dio è il centro. La relazione d'amore con uomo e uomo attraverso eh, il, la, il, 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 il comprendere l'amore divino, ma eh, quello è il centro altrimenti ci saranno sempre problemi, perché quale sarà l'uomo che sta al centro? Eh? C'è sempre qualcuno che vuole essere più al centro di un altro, allora da lì nasce questa richiesta di misericordia nella canzone che cantiamo, è proprio questa, di capire questo principio. Perché appena si capisce, si applica, il cuore diventa immediatamente felice, ma fino a quando non si fa manca sempre qualcosa. Adesso sto postando eh, eh, il, il, la storia di Gopakumar no? e, e lì è proprio spiegato benissimo, Gopakumar vaga per tutto l'universo ma non si ferma fin tanto che non ritrova questo abbraccio d'amore. Lui, lui eh, arriva a posizioni... Eh, riveste posizioni anche le più elevate: Brahma di, 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 le più elevate, ma alla fine non è soddisfatto eh? qui. Eh, Sanatana Goswami con questo libro ci aiuta proprio a comprendere profondamente questo punto. Ma invece, quando ritrova l'abbraccio d'amore con Sri Krishna, allora lì ritrova proprio ciò che ha sempre cercato ed è quello che anche noi cerchiamo, il giorno dopo si gitaniamo a andò a Vrindavana e si bagnò sì, nei laghi Calia e Praskandana Prax, Prax, Prascandana, e poi, dopo aver visitato il luogo santo chiamato Praskandana, si cita andò a Vada e questo è proprio dove su questa collinetta, Vada dove Sanatana Gosvami poi erigerà il famoso tempio, il tempio di Radha Madana Moana. Di lì andò a Keshi Tirtha. Vedete, sono tutti i luoghi dove sono avvenuti dei lila. Eh, Keshi Tirtha. E quando vide il luogo dove si era svolta la danza rasa, immediatamente perse coscienza a causa dell'amore statico. Perché quando riacquisiamo questa nostra natura originale, no? Le, le attività non sono solo esterne, cioè non, non solo quando noi incontriamo qualcosa di esterno, ma sono, eh, si manifestano costantemente nel nostro cuore. E quindi Sicetania vive realmente queste, eh, queste attività, queste relazioni. Quando il Signore riprese i sensi cominciò a rotolarsi per terra, ora ridendo, ora piangendo, ora danzava, ora, ora cadeva a terra e cantava a voce, a voce alta. E questi sono i sintomi. Eh? Sono, sono sintomi che nascono dalla, dallo stato interiore. Non è l'inverso che attività esteriori ci portano a, a, una, a una situazione interiore. L'inverso. E range seidina tata ganahila, sandia kale biksa narvahila. Divertendosi in questo modo trascendentale, quindi non è qualcosa di spiacevole. Sicetania Prabhu trascorse felicemente la giornata a Keshitirtha. La sera tornò ad Akrura Tirta, dove cenò. Prate, Vrindavana, Kaila, Citragates Nana, Tenu, Talate, Asi, Karila, bisera. Il mattino dopo Sicetania Mahaprabhu tornò a Vrindavana e fece il bagno a Cirgat, poi andò a Tentuli Tala, dove si riposò. Krishna Lila Kalera Seivrics Purantana Tar Tale Pindi Banda Parama Cicana. Il famoso albero è Imli Tala. Imli significa tamarindo, Tala significa albero. E come vi ho detto, ognuno di noi, se ci pensate, no, adesso oppure... In ogni luogo dove andiamo ad abitare, in un modo o nell'altro, dovuta alla nostra personalità, alla nostra individualità, sicuramente noi preferiamo un luogo a tutti gli altri. E questo caratteristiche. Se non abbiamo il giardino così, anche nella casa, no? è così. Questo sta a significare che noi abbiamo un'individualità, una personalità unica. È proprio questa individualità, questa personalità che scambia. L'errore qui è metterla al centro, invece, nella realtà spirituale è proprio lo scambio di quella che è la nostra eh, prerogativa principale, cioè la nostra personalità individuale. Questa è l'unica offerta che noi possiamo fare, non ce ne sono altre. Perché Dio è già il proprietario di tutto. Lui è il creatore. Creatore significa che è stato Lui a creare. Quindi se possiede già tutto, che cosa gli puoi offrire? La tua personalità individuale. No? E se c'è ce lo mostra qui. Ha un luogo che ama, anche a Vrindavana, è eh? Imlitala. Krishna Lila Kalera Seivriksha, Puratana Tara Tale Pindi Banda Purama Cicanda L'albero tamari, di tamarindo chiamato Tentuli Tala era molto vicino perché era, le, era lì fin dall'epoca dei divertimenti di Sri Krishna. Sotto l'albero c'era una piattaforma risplendente. Nikate Yamuna Vai. Sitala Samira Vrindavana Soba Deke Yamunara Nira Poiché il fiume Yamuna scorreva nelle vicinanze, Tentulitala o Imlitali soffiava una fresca brezza. Mentre era là, il Signore contemplò la bellezza di Vrindavana e le acque del fiume Yamuna. Capite? Questo luogo è suscita in Sicitania dei ricordi, perché lì Lui percepisce e vive ciò che era avvenuto fra Radha e Krishna molto tempo prima, che nell'eternità è un lampo. Non solo in più si svolgono eternamente, no? Certo, lì, lì sono eterni gli divertimenti. Ma in realtà ovunque eh. sono eterni. Non è che in un luogo no, eh, si svolgono eternamente, ma Personalità e individualità creano sempre anche Rada Krishna nei luoghi preferiti, eh no? e sicuramente il Radakunda è quello più elevato, collina govardana con le sue grotte e anche questa parte. Capite? E, e questo è il lila. Il lila è fatto di un luogo, vi faccio un esempio. Eh, ci sono varie rappresentazioni teatrali di Shakespeare, Shakespeare o altri autori. Qual è la prima cosa che si fa? È creare il palcoscenico adatto all, 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 alla rappresentazione, capite? Quindi Vendava nel palcoscenico adatto, e la creazione stessa di Simati Radarani, no? perché lei sa i gusti di Sri Krishna. Non solo, lei sa L'ambiente adatto dove lei può offrire il meglio a Sri Krishna, questo è Vrindavana. Se noi non comprendiamo questo, se noi pensiamo che Vrindavana è un luogo geografico, eh, siamo fuori dal, dal reale comprensione. Vrindavana è il sentimento di Srimati Radharani, no? proprio come noi creiamo un palcoscenico con delle scene, o, o anche in un, in un film si crea tutta la struttura per quella scena. Per quelle scene, capite? E così, Vrindavana è proprio il posto ideale. E lì Sicetania qui rivive queste, poiché il fiume Yamuna scorreva nelle vicinanze e soffiava questa brezza che veniva dalla Yamuna, mentre era là il Signore contemplò la bellezza di Vrindavana e le acque del fiume Yamuna. Tentula tale, vasi, care, nama, san kirtana, madiana, cari, asi, care. Akrur e Bojana. Eh? Ad Akrur Gat c'è questo luogo dove si cieitania ogni giorno si sedeva tranquillo e cantava il santo nome, si assorbiva. Che cos'è il canto del santo nome? Il santo nome è qualcosa di molto particolare. Eh? Perché Nama Rupa Guna Lila. Nel Nama è contenuto tutto, è il seme. Del, del, Dell'amore, no? Nama il Nama per esempio e anche il nostro nome. Se io dico il nome Massimo eh, eh, Amrita eh, eccetera, eccetera, che cosa succede? Immediatamente visualizziamo la forma. Nama porta rupa, la forma ci porta a guna, che sono. Le, le, le qualità che questa persona ha. No? Uno può avere queste qualità, quelle è guna. E queste qualità ci, ci immergono nell'attività che sono i lila. Quindi ricordatevi sempre: Nama, Rupa, Guna, Lila. Ma è solo il Nama che porta a, a, a queste altre qualità. Non si può arrivare a Rupa senza il Nama. Non si può arrivare a Guna senza eh, Nama e Rupa. E così non si può arrivare a Lila senza Nama, Rupa e Guna. Non è possibile. No? Alcuni, alcuni ci provano perché Lila è la cosa che può sembrare più interessante, ma quelli non sono Lila. Quelle sono un'idealizzazione. È proprio in questi giorni il nostro maestro spirituale ce l'ha. Uno potrebbe fare attività di questo genere per migliaia di vite, ma se non realizza questa successione non arriva a Lila. È impossibile. Perché è proprio la. la conformazione idonea per compiere questa quest attività. Io vi ho sempre fatto l'esempio di un bambino che va ad abitare in un, in un nuovo quartiere, no? con nuovi amici, no? e allora si avvicinerà dove stanno giocando. All'inizio sta ad osservare e anche gli altri casomai lo osservano. No? Quando coglie il, il, il mood, il sentimento di questi amici e si adegua, allora anche lui può entrare nel gioco. Quindi noi dobbiamo entrare nel gioco e questo si fa soprattutto in questa era, anzi non soprattutto, unicamente attraverso il puro canto del Nama. Non semplicemente la pronuncia, ma... Ci deve essere il cuore. Il senza il e la cina, no? eh, assolutamente, proprio come abbiamo spiegato. Eh. Non si può entrare nel gioco se io vado lì e sfido gli altri. Cioè mi devo adattare, adeguare al modo che hanno di giocare. Non posso dire ma io nel mio quartiere con i miei amici giocavo così e loro diranno vabbè vai a giocare con loro. No? questo è il noi la chiamiamo la purificazione no? cioè entrare nel sentimento qui si se ci fa vedere come devota non come dio il sentimento per entrare nel lila di Radha Krishna se noi non acquisiamo questo sentimento possiamo entrare in altri lila ma non in questo quindi Sicitania Ma andava a sedersi sotto l'antico albero di tamarindo e cantava il santo nome del Signore. A mezzogiorno tornava da Akrura Tirta per il pranzo. Akrura era loca eins Prabhu che le chite, loca bide svaciande nare kirtana karite. Tutta la gente che viveva in prossimità di Akrura Tirta venne a vedere Sicetania Ma e a causa dell'immensa folle il Signore non poteva cantare tranquillamente il Santo Nome. Vrindavane asi prabu vassia e canta, nama sankirtana Kare, maddhiana parianta. Perciò si cetane maprabu andava a Vrindavane e si sedeva in un luogo solitario. Era là che cantava il Santo Nome fino a mezzogiorno. Tirtia. Prahare loka praya darasana sabare upadeshakare nama Nel pomeriggio la gente poteva parlare con lui, il Signore spiegava a tutti l'importanza di cantare il santo nome. E Nakale kale aila vaishnava krishnadasanama rajaputa jati griasta yamuna pare in questo periodo, un Vaishnava di nome Krishnadasa andò a trovare Sicitanya Maprabhu. Si trattava di un uomo sposato che apparteneva alla casta degli Kshatriya e abitava in una casa sull'altra sponda della Yamuna. Qui ci sono storie molto belle, adesso vedremo, vedremo come il Signore istruisce eh, queste persone. Cioè, ci sono per, eh, vedete, tutta questa folla. no? qui è, 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 è descritto in modo impersonale, ma fra questa folla c'è sempre qualcuno che è, 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 che è prominente nel desiderio, cioè che in un modo o nell'altro aiuta anche Cicetania a offrire il suo, i suoi insegnamenti, co proprio come e in una rappresentazione teatrale, a volte ci sono le comparse per creare la folla, no? ma fra questa folla c'è sempre qualcuno che poi ha una parte più importante. Allora se noi desideriamo uscire dall'anonimato, va bene perché anche tutta questa folla torna da Dio, perché ha avuto la fortuna di entrare, ma se, voi, se noi abbiamo il desiderio di soddisfare il Signore, con intensità, allora deve essere il nostro desiderio intenso. E il Signore, se questo desiderio è sincero e puro, il Signore lo nota subito. Sei kalia dahayate, amli talaya deka Dopo essersi bagnato a Keshitirtha, Krishna si diresse a Kalia Da. Quando improvvisamente vide Sicetaneo Mahaprabhu seduto da Amlitala, o Tentulitala. Tentulitala è il nome originale, ma eh, gli abitanti di Vrindavana, come per tanti altri posti, danno un nome eh, così, più sonoro. No? E questo luogo è conosciuto da tutti come Imlitala. Prabhura Rupa, prema deki Aila Chamatkara, Premaveshe, Prabure, Arena Namaskara. Nell'osservare la bellezza e l'amore statico del Signore, Krishna Das rimase estremamente stupefatto. Capite, alcuni colgono. Allora adesso noi stiamo leggendo queste cose. Sono sicuro che ognuno di noi coglie qualcosa in particolare. Con un'intensità particolare. E questo non è una gara di primo, secondo, terzo, perché siamo persone, come lo fa uno no, non lo fa un altro. No? Ma l'intensità dipende dal nostro desiderio. Desiderio di cosa? Desiderio di aver capito che qui non sto trovando quello che cerco. Eh, io prima vi ho parlato della storia di Gopakumar, eh? e voglio trovare invece quello che desidero. Quante energie impiego in questo? Eh? Questo è definito l'olia. E questo l'olia a volte. Nel più grande caso ce lo insegnano i bambini soprattutto. Avete visto un bambino? Vi sarà capitato a volte di un bambino che va in un posto dove ci sono altri bambini che hanno giocattoli e il bambino si mette a vedere perché li vuole anche lui, no? E non si ferma. Se la pravopa stessa racconta che una volta suo padre lo portò alla fiera, e gli comprò una pistola, un giocattolino una che a forma di pistola, no? ma lui ne voleva una per ogni mano, no? e pianse, fin tanto che suo padre ha detto, e dopo, si, da, 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 da anziano si ricorderà era così gentile che mio padre mi sod soddisfece, mio padre. Soddisfece il mio desiderio. Allora, quello è un desiderio di questo mondo, no? Ma Krishna quando vede la determinazione soddisfa il desiderio. Ma deve essere una determinazione molto forte. E questo mondo ci porterà a, 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 in tutti i modi a, 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 a perdere questa intensità e a dirigerla d'altra parte. Sentivo proprio in questi giorni di, di una, un caro amico che diceva che per sei mesi si è, si è chiuso per, dare, per finire gli esami eh? e gli sono andati benissimo ma per sei mesi non ho visto la luce mi sono chiuso e, e, e questo capite vuoi qualcosa? Bisogna pagare un conto. In questo mondo il conto da pagare è il, il, pro, il desiderio di essere, di essere il centro. Eh? Si, chiama, si chiama abimana, purusha abimana. No? Il desiderio di voler controllare in qualche modo. L'amore non, non, non può avere controllo ma l'amore è uno scambio libero, eh? l'amore ah, si basa su eternità e libertà, e il nemico più grande dell'amore è proprio questo, e quindi questo è da pagare. Allora questa persona ha detto per sei mesi non andrò fuori eh? e mi assorbirò, perché questo mi permetterà poi di avere... Eh, più libertà in questo mondo la libertà eh, bisogna comprarla con ci sono vari modi no? uno potrebbe dire vabbè io vivo così per quello che mi arriva e se, può essere anche, anche questa però dopo devi accettare quello che ti arriva altrimenti ti impegni per ottenere una posizione che ti permette una certa libertà e questo è proprio quello che vede questo. Nell'osservare la bellezza e l'amore statico del Signore, Krishna Das rimase e chamatkar, stupefatto. Questo Questa persona può indicarmi ciò che io sto cercando. In un sentimento di amore statico offri il Signore i Suoi rispettosi omaggi. Prabhukai. Prabhukai. Che tu mi canto, margara. Krishna dasa kai. Mui, griasta parama. Si sietane ma Prabhu, chiese a Krishna dasa. Chi sei? Dove abiti? Krishna dasa rispose. Sono un capofamiglia molto degradato. Rajaputa, Jati, muni e pare mora gara. Mora Icha, Aya, ana vaisnava kinkara. Appartengo alla casta dei Rajaputa, Rajaputa. Eh? I Rajaputa sono gli kshatriya, i governanti. La mia casa si trova proprio sull'altra sponda del fiume Yamuna, Tuttavia il mio desiderio è quello di essere il servitore di un Vaishnava, capite? Questa non è una personalità da poco, un, un, uno kshatriya. Già per dire Kshatriya, è una personalità è Rajaputa. Raja significa re, c'è cioè una personalità regale, ma lui si definisse degradato. Perché degradato? Perché dobbiamo capire che noi potremmo essere i più ricchi, i più intelligenti, ma se non abbiamo trovato ciò che cerchiamo, questa è la degradazione. Ma bisogna avere, ammetterla. Eh, ieri, ieri il nostro Rudeva ci spiegava proprio questo. che... Questo mondo ci porta sempre a mostrare ciò che non siamo. Siamo infelici, ma noi mostriamo la felicità. Questo è il Purusha Bhimana. Il Purusha Bhimana è qualcosa di, di terribile. No? Io non posso far vedere agli altri che non ho, che non ho, eh? ostentare. Eh? Questo mondo È ostentare. mondo dell'ostentazione. Non sono felice però mostro la macchina più bella, così dopo mi invidiano eh, ah guarda che macchina ha questo, ma dentro questa macchina c'è un'anima un che soffre. No? Fin tanto che un, si usa questa tecnica si soffre sempre di più. Eh? Ogni giorno diamo la, la traduzione del canto che facciamo, credetemi questo è molto importante capirlo. Ma non pensare che sia un canto per altri e per noi. Ma perché a tutti bisogna chiedere misericordia? Ci sono persone che pensano di non aver bisogno di questa misericordia. Questi sono i più sfortunati. È coloro che pensano, ma io sto bene, ma io sono felice, io sono a posto. Questa è l'illusione più grande. Questo Krishna Das ha questa fortuna. Che se ne è accorto. Se ne è accorto. E quindi diventa la persona qualificata ad ottenere la, la misericordia. Tuttavia eh, appartengo alla casa dei Rajaputa e la mia casa si trova qui vicino. Tuttavia il mio desiderio, ho capito, che io possa trovare ciò che cerco diventando il servitore di un Vaishnava. Kintu, Agi e Kamuni, Swapna de Kinu, sei Swapna. Paraketa Tomar Assipu Paini. Oggi ho fatto un sogno e grazie a questo sogno sono venuto qui e ho trovato te. Prabu Tandre, Kripa, Kaila, Alingana, Kari. Preme, Matta, Aile, Senace, Bali, Kari. Il principio è molto semplice. Una è infelice e prega il suo Dio in un modo o nell'altro. Brahmanda, eh? Brahmite, Konnya, Bhagya, Per la misericordia di, di Krishna che riceve questo messaggio, lui ti fa incontrare un guru che ti permette di conoscere veramente Dio. Il primo guru è Dio che coglie il tuo desiderio e ti, fa, e ti porta attraverso un sogno, attraverso un incontro causale che tu, che, che tu pensi che sia dovuto al caso... Incontri, hai l'opportunità no? e questo poi ti darà l'opportunità di conoscere la realtà veramente. Allora Sisitan Yama Prabhu abbracciandolo concesse a Krishnadas la sua misericordia incondizionata. Immediatamente Krishnadas impazzì nell'amore e cominciò a danzare e a cantare il nome di Ari. Prabhu sanghe maddhiane akruratirthaaila prabhura asvasita putra Prasada Krishna Das tornò da Krulatirti insieme col Signore e ricevette il cibi del Signore questo assomiglia un po' alla storia di Matteo con Gesù Cristo no? Gesù. che qualifica aveva Krishna Das? nessuna, aveva studiato niente, almeno in quella vita lì. qual era la qualifica? vi ricordate? Io voglio diventare un servitore di un Baisan. Il punto è molto semplice. Finché confidiamo in noi stessi non possiamo ottenere ciò che desideriamo. Non c'è possibilità. Non c'è. Cioè, è un principio divino. L'amore ha bisogno dell'abbandono. Trina no? da diceva, non c'è possibilità. Tu puoi sconvolgere il mondo come era neacascipo, che era diventato il controllore dell'universo. Secondo solo Abrama. Pensate, noi non controlliamo nemmeno casa nostra, che dire de, della nostra regione, del nostro paese, del nostro pianeta, ma dopo andiamo su. Ebbene, il Ranea controllava tutto questo, ma non aveva ottenuto niente. E noi ci illudiamo sulla base della nostra intelligenza, delle nostre capacità. Capite? E questa è Purusha è qualcosa di molto forte. Ma invece basta un pensiero e un desiderio per attuarlo. Basta un pensiero. Qui lo vediamo, questa, questa storia è molto famosa fra i devoti. Eh, perché è una delle più lampanti, veloci. Qui non gli ha detto neanche una parola, dice Già Italia, ma c'è una storia similare con Gesù, no? di una donna che lo tocca. Dice, se io riesco a toccare la sua veste sarò liberata, sarò guarita. Sarò guarita. Eh? E qui, capite, lui ha questo desiderio e il sogno lo porta lì. E immediatamente Sicetania lo abbraccia perché vede il suo sincero desiderio, e è fatto. Questo è quello che noi definiamo. Ma uno può dire: ma perché il Signore non fa così con tutti? Perché non tutti hanno il sincero desiderio di Krishna Das. Quindi, la, la misericordia cos'è? Una magia? No, la misericordia si basa su uno scambio. Il Signore è pronto ad offrire tutto se stesso a tutti, ma per riceverlo bisogna porsi nella condizione adeguata. Capite? Questo è lo scambio d'amore. Sono due, non è uno. Altrimenti sarebbe un sadico Dio a non offrirla a tutti. Perché solo ad alcuni? Allora benedirebbe l'universo intero e tutti saremmo felici. Ma perché non lo fa? È così semplice, eppure questo punto qui è così frainteso. È così frainteso. Eh? Perché non lo fa? È per quello che tanti bestemmiano Dio. Dicono: Tu te ne stai lì felici a godere e noi qui siamo a soffrire. Perché non capiscono questo punto della libertà? E qui l'abbiamo visto, Krishnadas ha questo desiderio e immediatamente è soddisfatto da Sicitania. Prate, Prabhu, sanghe, ai, la, jala patralana, Prabhu, sanghe, gria, stri, putra, Il mattino dopo, Krishnadas andò a Vrindavan con Sicitania Mahaprabhu e gli portò il vaso dell'acqua. Così, Krishnadas lasciò la moglie, la casa, i figli. Per rimanere con Sicitania Marco, questa forza si può ottenere solo quando capisci la, il tesoro che hai vicino. Prima non lo puoi fare. Un'altra storia che, che conoscerete sicuramente: il famoso persona che seguiva Gesù ovunque. Voglio stare con te, Signore, voglio stare con te. Ma il Signore ancora non. non, non e così passarono giorni voglio stare con te signore voglio stare sempre con te cosa devo fare allora il signore gli disse torna a casa vendi tutto ciò che hai mana sadea gheo giochi ci umor arpelo un padre nanda che e distribuiscilo e dopo seguimi questa persona non si fece più vedere questo era ancora aveva visto, intravisto, ma il Purusha Bimana non gli permetteva di farlo. Qui non andiamo a indagare perché il principio è sempre personale. Ma invece che cosa fa Krishna Das? Krishna Das lasciò la moglie e la casa dei figli per rimanere con Siceritaniamata. Manasadea Ghea, giochi c'umor, alpin un tuo padre, Nanda Kishor. Per trovare rifugio ai tuoi piedi io sono pronto a tutto. Sì. Ma anche lo sottolineo il fatto che non è che tutti devono fare quel passaggio esternamente, ma internamente devono lasciare l'idea di attaccamento certo. e di identificazione in certi ruoli. perché... È... Come abbiamo visto, ha che sono rimasti anche Questo l'abbiamo detto, e sono sicuro che ognuno di noi lo, lo capisce nel modo adeguato, cioè, lasciare eh, noi l'abbiamo detto ciò che dobbiamo lasciare è il purusha bimana, ah, sì. no? è questo desiderio di controllare. Poi, dopo ci sono infiniti modi. Qui viene detto in un modo un po' forte perché Krishnadas lo mostrò in questo modo forte, sì. significa che è possibile anche in questo modo. No? Ma il vero abbandono è proprio questo principio. No? L'abbiamo detto tante volte che la, la maggioranza, i devo, i, i, gli associati principali di Sicetania erano sposati, avevano la famiglia, avevano figli. Non è questo l'indispensabile. Ma evidentemente questa era una situazione che era vissuta così. Vrindavane puna Krishna pata yanta loka sabha kahite laghila Dovunque il Signore passasse la gente diceva Krishna si è manifestato di nuovo a Vrindavan. Perché vedendo queste cose, eh, come quando poi purificherà Jagai Madai, queste cose si diffondono, immaginate, non so, che posso dirvi, eh, non so, all'epoca di Hitler, eh, se qualche santo, eh, 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 mi sembra rinominata dei promessi sposi, no? cioè una persona veramente barbara, No? che incontrando un santo cambia il cuore. Pensate che non farebbe il giro del mondo questo? Vabbè, allora non c'erano i metodi, però tutti vedevano ciò che produceva l'amore di Sicilitania Mahaprabhu. Tanti cambiavano. Eh? trasformavano la loro vita e poi la sua bellezza, la sua dolcezza. No? Dice, oh Krishna è ritornato a Vrindavana. E loka Prataka Kale, Vrindavana Aite, Un mattino molte persone vennero da Curatirta e arrivando da Vrindavana facevano un grande farastuono. Come vi ho detto più volte, non tutti cercano la stessa cosa, no? E si crea questa aspettativa a vari, vari livelli. Allora le persone vanno a cercare di ottenere ciò che è il loro desiderio. E quindi noi ci dobbiamo sempre chiedere: ma che cosa desidero veramente? Che cosa voglio? Come posso ottenere ciò che veramente desidero? Più stiamo vicino a persone che, che hanno, a, hanno il desiderio verso qualcosa, eh, il, il punto focale, e più anche noi possiamo aggiustare la nostra mira. Perché non è facile. A volte noi pensiamo. A qualcosa, ma in, real in realtà dentro desideriamo qualcos'altro no? e alla fine, poi il Signore soddisferà la cosa che è prominente. Sono certamente i pensieri, le realizzazioni che si hanno al momento della morte, che determinano la vita successiva. E che così sono questi pensieri? Sono il profondo e reale nostro desiderio, che a volte è coperto. Se tu vidabha jante mamdrita sukriti Norjuna, dice caro Arjuna: ci sono quattro tipi di persone che si avvicinano a me. Non sono tutti uguali, sono gli infelici, coloro che cercano di conoscere, la, 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 o curiosi, cioè il curioso è la, è la conoscenza materiale, c'è chi cerca la ricchezza, vale a dire di trovare la perfezione del mondo materiale, invece c'è chi cerca la conoscenza che non è più curiosità, ma è la conoscenza eh, filosofica, che non è ancora. No? Queste persone sono imperfette, ma attraverso questi metodi hanno la possibilità di avvicinarsi alla vera realizzazione, che è l'abbandono, abbiamo visto. Queste persone non sono abbandonate, hanno uno scopo ma avvicinandosi al fuoco anche loro hanno la possibilità di diventare fuoco e allora capiscono è come abbiamo fatto l'esempio di Druva Maharaj spesso che lui voleva il trono di suo padre ma questo lo porta ad avvicinare il Signore e allora lui si purifica e dice poi alla fine infine io desideravo dei cocci di vetro Insignificanti, ma adesso scoperti il tesoro più grande, allora. Prabhu Dechi, Kirila, Loka, Charana, Vandana, Kai, Kan, Aite, Karila, Agamana, vedendosi Cetanea, Ma prabù, tutta la gente offrì i suoi omaggi ai suoi piedi di loto. Allora il Signore chiese loro: Da dove venite? Lo che cae Krishna pataka kalia dahera giali, kalia sire nritye kare pana ratna jewali. La gente rispose. Vedete, qui è in, è in diretta: no? la gente, non dice qualcuno, no? la gente. Cioè, ci, ci, ci fa capire che c'è Ania cerca di, di offrire qualcosa che possa risvegliare la massa. No? fra queste persone c'è una grande varietà Krishna si è manifestato di nuovo sulle acque del, del lago Kalia danza sulle teste del serpente Kalia e la gemma sulla testa del serpente scintillano sono illusi saksa dekila loca naika samsaya suni kashi kai prabu saba Satyahaya tutti hanno visto che si tratta di Krishna stesso, non c'è alcun dubbio. A queste parole Cetanya Mahaprabhu cominciò a ridere, non a sorridere, a ridere proprio e disse, è tutto vero. E i Tina Ratri, qui c'è Krishna, ma non lo riconoscono. Solo alcuni lo riconoscono, capite perché dice la gente, lui si rivolge alla gente perché queste persone non sono nel, nella, 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 nella loro individualità ancora. No? Tutti noi cercheremmo una, un, un, come si dice, eh, un no? sì, agregore oppure un modo veloce per ottenere quello che, che desideriamo. E Mata, Tina, Ratri, Gamana, Sabe, Asikai, Krishna, Pailun, Darasana. Per tre notti di seguito la gente andò a Kaliagat per vedere Krishna. E tutti tornarono dicendo, ora abbiamo visto Krishna in persona. Eppure Cetani era lì, dice, ma allora com'è possibile che resti questa ignoranza? Perché non era rimasta forse ad Arjuna, che era di fianco a Krishna? Queste, queste, queste cose ci devono far riflettere molto attentamente. No? A volte non basta avere Dio vicino. Per comprendere Dio c'è bisogno del guru, c'è bisogno dei vaisnava. Perché è molto difficile sondare la profondità del nostro cuore e del nostro coinvolgimento. È molto difficile. Noi a volte pensiamo di desiderare qualcosa, ma in realtà desideriamo qualcos'altro. E dopo un lavoro proprio molto raffinato del bisturi trascendentale, o magyanati mirandasya, del guru dei Vaishnava, è che piano piano noi riusciamo a vedere veramente. Quel verso è molto importante, infatti tutti i Vaishnava lo cantano prima di ogni di ogni... Eh, eh, io sono nel buio, ma eh, il maestro, i devoti con la torcia trascendentale mi fanno vedere, mi aiutano a vedere. Prabhu, Kaeloka, Sarasvati, Ivakya, Satya, Kahila, tutti andarono da Sicietania ma e dissero Ora abbiamo visto Krishna in persona, così, per la misericordia della dea del sapere, si trovarono a dire la verità. Ma apropo deki, Satya Krishna Darasana, Naja Gyane, Satya Chadi, Asatya, Satya Brahma, Satya Asatya, la verità è. Invece la non verità. Quando la gente vedeva Sicetania Mahaprabhu, in realtà vedeva Krishna, ma poiché seguivano la loro intuizione, la loro conoscenza imperfetta, credevano che Krishna fosse un'altra cosa. Ah, questi divertimenti sono molto importanti per noi. Bhattacharya Kae. Da Be, Kae, Prabura, Ciarane, Yade, Kari, Krishna Allora Balabadra Bhattacharya sottopose una richiesta ai piedi di lotta di Sicitanya e gli chiese: ti prego. Allora qui vediamo un'altra cosa. Il primo che seguiva Sicitanya Krishna Das, un altro Krishna das, rimase attratto dai battatari. E vediamo che anche Balabhadra Bhattacharya, nonostante che sia molto diverso, molto più maturo così, qui ha un attimo di... Eh, lui vuole andare a vedere questo Krishna. E gli chiede, dammi il permesso di andare a vedere Krishna in persona. Se non ci fanno riflettere queste cose, però dobbiamo approfondirle, no? Per approfondirle dobbiamo pregare il Signore attraverso il canto del Santo Nome, perché il principio dell'individualità è così forte in noi che ci porta sempre a osservare ogni cosa attraverso il filtro della, della nostra, della, della nostra, del nostro ego. No? E così, anche quando abbiamo un certo desiderio, questo viene filtrato da, questo, da questa nostra identità, è citta. Yoga citta vritti niro, ma lo yoga, l'unione è andare al di là di, questa, di queste nostre considerazioni. Spiegazione, le persone confuse che erano andate a trovare Sitchaitanya sì, Maprabhu avevano davvero visto Krishna ma avevano l'errata comprensione non era quell'altro Krishna ma era lui l'avevano visto davvero ce l'avevano di fronte ma pensavano che era l'altro che Krishna fosse andato al lago di Kalia tutti affermarono di aver visto Krishna stesso impegnato nei suoi divertimenti sulla testa del serpente Kalia e sostenevano di aver visto scintillare la gemma sulla testa di Kalia poiché speculavano con la loro conoscenza imperfetta, vedevano Chaitanya Mahaprabhu come un essere comune umano e la torcia di un barcaiolo sul lago come Krishna stesso. Il miraggio. Si devono vedere le cose nella loro realtà, om Aghyana ti mira, ti mira. Aghyana timira, ti mira. Eh? Cioè, il, 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 la mia è una ghiana, non è ghiana, dovuto alle tenebre, cioè dovuto alla cataratta che non mi permette di vedere. Io ce la posso mettere tutta, ma non potrò mai vedere perché per vedere hai bisogno, cioè come nell'amore c'è bisogno di un'altra sostanza, di un'altra persona. Tutto nella, nella, nella vita spirituale è realizzato attraverso la relazione. Nulla a livello individuale. Non c'è nulla che sia realizzato a livello individuale. Non c'è individualismo nella vita spirituale. Quindi, se... Si devono vedere le cose nella loro realtà attraverso la misericordia di un maestro spirituale, altrimenti se cerchiamo di vedere Krishna direttamente possiamo scambiare una persona comune per Krishna e Krishna per una persona comune. Uno dice no, io mai farò questo errore. Qui c'è Balabhadra Bhattacharya e tanti altri. Una persona sincera è in grado di vedere Krishna attraverso l'intermediario di di Gurudeva, il Maestro spirituale, senza essere illuminati dalla conoscenza trasmessa dal Maestro spirituale, non si possono vedere le cose nella loro realtà, anche rimanendo costantemente accanto al Maestro spirituale. Come qui, Balabhadra Bhattacharya con Sicetania Matra. L'episodio è una cosa che è detto per compiacere. Dire, per, allora, per capire Krishna c'è bisogno del guru, ma per capire il guru c'è bisogno dei confratelli perché la verità sta in Gopi Bhartur, Padakamarior, Dasa, Dasa, das, Nudas. Più uno va attraverso il Das e più uno arriva alla verità velocemente, perché Krishna, come ha fatto con il Krishna Das di prima, vede... E la tua, la, l, eh, la tua propensità, il tuo desiderio, no? quando ha visto Krishna Das, che nonostante che era uno kshatriya, era così, ha detto io sono il più degradato, eh? quindi sono il più qualificato, e desidero diventare il servitore di un Vaishnava, si ha tagliato tutti i processi, l'ha abbracciato direttamente, Di queste cose purtroppo se ne parla molto, si parlano di tanti altri aspetti molto, ah, ma di questi se ne parla poco, perché qui è, è, un, è di una rarità incredibile tutto questo, mm. ma è il principio dell'accesso, quindi anche senza essere illuminati dalla conoscenza trasmessa dal maestro. Pensate qui cosa ci dice. Il maestro dà una conoscenza. Ma se noi pensiamo che basta stare vicino al maestro, ci stiamo illudendo. Noi dobbiamo seguire la, la conoscenza che ci dà il maestro, non il maestro fisicamente, perché qui c'è Cetania fisico, ma loro pensano che Cristina è da un'altra parte. Senza essere illuminati dalla conoscenza trasmessa dal maestro, non si possono vedere le cose nella loro, nella loro realtà anche rimanendo costantemente accanto al Maestro spirituale. Alcuni pensano che basta stare vicino al Maestro spirituale, ma non è così. Arjuna era l'amico di Krishna, stava sempre al suo fianco, ma non l'aveva capito. L'episodio di Kaliya Da è molto istruttivo per coloro che sono ansiosi di avanzare nella coscienza di Cristo. C'è la e ce lo dice perché lui ha sperimentato proprio questo. Completamente dedito alle istruzioni. C'è Vani e Vapu. Vani è l'istruzione del Guru, Guru Tattva. E invece Vani è la, eh, Vapu è la vicinanza fisica. C'è un, 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 un oceano di differenza fra le due. Tabe, no. Tandre kai Prabhu, Chapada, Maria, murka Aila, Pandita Hana. Quando Balabhadra Bhattacharya chiese di andare a vedere Krishna a Kaliagat. Ma Prabhu gli diede una pacca affettuosa dicendo: Vedete, è misericordioso. Vai, vai, sei un grande studioso, ma sei diventato uno sciocco per l'influenza delle parole di altri sciocchi. Eppure lui ci vuole andare. Mai è così forte, spiegasi la Prabhu, che perfino una persona come Balabhadra Bhattacharya, che stava continuamente in compagnia di Siketanya Ma Prabhu, Pot essere influenzate dalle parole di altri sciocchi. Voleva vedere direttamente Krishna andando a Kali Adam, ma Caitanya Mahaprabhu, il maestro spirituale originale, non avrebbe permesso al suo servitore di cadere vittima di una tale assurdità. Perciò lo rimproverò colpendolo affettuosamente per riportarlo al vero significato della coscienza di Cristo. Continuiamo domani. Siamo molto fortunati ad avere queste opportunità insieme di entrare profondamente nella Cetania Ceritamrita e se Cetania è il Maestro Supremo e ci offre la verità no? e, e il cuore sincero può senza difficoltà seguire questo sentiero. Bene, a domani ricominciamo le nostre lezioni mattutine, ogni mattina. E pregando il Signore che ci permetta di cogliere il significato reale, che è sempre il principio dell'amore. Buona giornata a tutti. Rade,